saluto a tutti gli amici di Sei la TV direttamente dalla Fiera di Bergamo, dove da giovedì 13 giugno è stata avviata la prima edizione del Tornitura Show, che come dice la parola è la prima manifestazione direttamente dedicata al mondo della tornitura. Più di 130 espositori ci attendono all'interno della fiera e quindi noi ora vogliamo addentrarci e scoprire le novità che sono presenti proprio qui oggi all'interno della Fiera di Bergamo. Giunto ora Gianluca Marchetti, direttore di MTSRL. MT perché il nome di questa azienda da cosa deriva? Nasce dal nome di mio babbo, Marchetti Terenzio, che ha dato il nome all'azienda già nel 1972. Quindi è un'azienda familiare. E di cosa vi occupate? L'azienda è familiare, noi ci occupiamo di lavorazioni meccaniche e costruzione di moduli motorizzati per torni a controllo numerico. Sono degli aggregati che servono per fare delle lavorazioni particolari su torni di ultima generazione. Esportiamo il prodotto in tutto il mondo, siamo presenti in tutte le Americhe, in tutta l'Europa, Asia e Giappone. Ok, e la sede della vostra azienda invece dove si trova? L'azienda si trova a Cattolica, un comune penso conosciuto un po' da tutti, dove non c'è solo il mare e il buon cibo, ma c'è anche un ottimo settore della meccanica. Ebbene sì, soprattutto in questa stagione chi non conosce Cattolica e soprattutto chi non avrebbe voglia di andarci per fare una bella vacanza. E cosa vi ha spinto da Cattolica a venire fino a Bergamo per presentare i vostri prodotti? Bergamo è una zona molto importante per noi perché ci sono tantissime aziende metalmeccaniche, soprattutto tantissime aziende che lavorano nel settore della tornitura. Quindi abbiamo deciso quest'anno di partecipare a questa fiera, la prima edizione. Siamo molto contenti di aver partecipato, ma soprattutto il format che è andato alla fiera è veramente molto interessante. Abbiamo parlato prima con gli organizzatori e ci raccontavano che appunto oltre all'esposizione c'è anche tanto servizio riguardo alla formazione e ne parlavamo prima, anche voi come vostra azienda vi occupate di questo ambito, vero? È fondamentale per noi oggi dare supporto soprattutto alle scuole per formare i ragazzi che un domani arriveranno da noi, perché abbiamo difficoltà a trovare operai specializzati, persone specializzate e tecniche. Noi siamo collegati con 3 istituti tecnici dove portiamo i ragazzi all'interno della nostra scuola e cerchiamo di fargli formazione su tutte le nuove tecnologie che ci possono oggi sul mercato, perché oggi la scuola non ha questa possibilità. Noi ce l'abbiamo e lo facciamo per loro. E questa sicuramente è una cosa molto importante, anche perché questi ragazzi saranno il futuro di questo campo e di questo settore, quindi è importante che anche loro imparino anche in modo pratico quello che vuol dire lavorare in questo campo. Esatto, ma cosa importante è che tutti parlano di automazione, robot, qualsiasi cosa di automatico uno voglia mettere all'interno dell'azienda, ma l'uomo, la persona è sempre la parte fondamentale di tutto il sistema. Ci vogliono persone chiaramente sempre più specializzate e per questo dobbiamo formarle con le nuove tecnologie. Esatto, sì, la forza lavoro sicuramente è sempre utile e lo sarà anche nel futuro, nonostante magari le prospettive non sembrano dimostrarlo. Quali sono le vostre prospettive future? Le prospettive future nel nostro settore sono buone. Si prevede tra fine anno e inizio del prossimo anno una ripresa del nostro settore, anche se non si è calmato, si è un po' stabilizzato, quindi ci può essere solo che una ripresa verso fine anno. E anche sicuramente questa manifestazione è un po' un esempio del fatto che il settore è in voga e quindi vuole essere conosciuto sul nostro territorio e in tutta la realtà italiana. Confermo questo, sì, difatti si vede anche l'affluenza, soprattutto anche oggi che c'è qui in fiera. Sì, infatti abbiamo fatto un giro prima, abbiamo visto come ci sono diverse persone, anche dovuto al fatto che comunque l'ingresso, dicevamo anche prima con gli organizzatori, è gratuito e questo magari spinge ancora di più le persone ad avvicinarsi a questo mondo e a vedere queste innovazioni, anche perché ci sono dei macchinari nuovi e originali. Voi avete portato qualcosa nel vostro stand per fare vedere, da esporre? Noi abbiamo qua gli ultimi 3 brevetti presentati dall'azienda negli ultimi 3 anni che stanno riscuotendo molto successo perché fanno lavorazioni molto particolari sul torni. E presenteremo adesso alla prossima fiera di Hannover altri 4 brevetti nuovi
perché c'è sempre la voglia di creare qualcosa e di portarsi avanti con le nuove tecnologie, e le nuove tecnologie saranno non più meccaniche ma saranno meccanica e elettronica messe assieme, perché il mercato oggi richiede il controllo di tutti i tempi e i dati. Eh beh sì, come chi si ferma è perduto, quindi bisogna sempre guardare avanti, guardare all'innovazione, cercare sempre di essere il più originali possibile, cercando di andare incontro allo sviluppo.